ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Già da oggi sono davvero felicissimissimissimissimissimo! Perché sei davvero felicissimissimo? Sono felicissimissimissimo perché è uscito lo spot dei Gormiti, Giada! È vero! E nello spot ci siamo anche noi! Voi l'avete già visto? Se non l'avete visto, guardiamolo insieme! Siamo qui con voi, sempre più nuovi, sempre più sono unici, sono originali, sono i Gormiti, imbattibili, più forti che mai. Anche tu puoi essere uno di noi. Giada, lo spot è davvero bellissimo e gormitico. È sempre super emozionante comunque vedersi. Però oggi, Giada, ci sono davvero tantissime sorprese. Sì, perché al Gormiti Show le sorprese non finiscono mai. Diciamo la prima sorpresa. Vai, insieme. Sei pronta? Sì, pronta. La prima novità è il concorso gormitico. Questo concorso inizia il 15 maggio e possono partecipare tutti i bambini, però i dettagli li sveleremo nelle prossime puntate. Dovete seguire attentamente il Gormiti Show, ok? La prossima novità, Giada, è il codice promo. Cos'è il codice promo? Questo codice promo sì. servirà ad andare sul sito dell'e-commerce di Giochi Preziosi e vedere che promozione verrà riservata a voi ed è riservato solo ai bambini che guardano il Gormiti Show e dura una settimana. Giusto, Giada, bisogna dirlo, solo ai bambini che guardano il Gormiti Show. Tra l'altro, io so che questo codice promo è un pochino birichino perché, sì, perché si nasconde. Si nasconde, quindi voi bambini dovete stare attenti e trovarlo. Sarà una caccia al tesoro, o meglio, una caccia al codice promo, perché può nascondersi sulla testa di Giada o dentro il suo orecchio, nel suo naso, in tasca. Quindi state molto attenti e trovatelo, ok? Prossima novità, Giada? La prossima novità? Vado io? Sì. Ritornano nei negozi i personaggi della serie 1! Sì, perché in tantissimi ci avete scritto che vi mancavano alcuni personaggi per completare la vostra collezione. O alcuni non l'avevano ancora iniziata, quindi li abbiamo fatti contenti. Esatto, potete trovare i Gormiti, quelli un po' introvabili. Quelli esclusivi, quelli un po' misteriosi. Tra l'altro, Giada, io sono molto contenta, tra l'altro, di questo lancio dei prodotti della serie 1. Perché ha dato il via a tutto questo. È vero, è iniziato tutto da lì. È iniziato tutto dalla serie numero 1. E tra l'altro, un'altra sorpresa, perché nelle dirette che faremo con i bambini, quando ci vorranno mostrare la loro gormitica collezione, io mostrerò ben due personaggi della serie 1 della mia collezione privata. È un'ottima idea, Gio. Della mia collezione privata, in modo tale che almeno vi svelo quali personaggi potete trovare nei negozi, ok? Ma Johnny, adesso dobbiamo andare avanti perché le sorprese non sono finite qui. Ok, io intanto cerco il codice promo. Eccoci qui, pronti per farvi vedere il Panini Magazine. Giada, cos'hai dentro quella scatolina? Sei proprio curioso. Certo che sono curioso, lo sai. Guarda un pochino cosa c'è. È il cuore del titano. Sì. È bellissimo. Perché è stato molto attento. Sì. Ha notato sicuramente che abbiamo già pubblicato il lavoretto per la festa della mamma. Sui nostri social. Sì, sì, perché sarà domenica, quindi abbiamo voluto pubblicarlo un pochino prima. È molto semplice farlo. Sì, però ci sono riuscito. Facciamo un piccolo riassunto. Esatto, ci riesco pure io a farlo. Allora, vi serve della pasta modellabile che si indurisce. Giusto. Uno stuzzicadenti. Per fare il buchino. Per fare il buchino. Un bellissimo nastrino colorato. E le tempere per più colorare il nostro bellissimo cuore. Giusto, e tanta fantasia, mi raccomando. Sì, allora. Vai. Ci sono quattro passaggi molto molto semplici. Ok. Il primo, prendere la pasta modellabile, fare un bellissimo cuore. Mi raccomando, il cuore del titano è in pietra, quindi bisogna fare un po' di spigoletti. Giusto, giusto, perché è duro, bisogna farlo bene, giusto? Sì, esatto. Una roccia. Poi bisogna prendere lo stuzzicadenti e fare un buchino, perché dal buchino poi si infilerà il nastrino. Però lasciamolo ad asciugare con lo stuzzicadenti in seguito. Ah, ecco, visto? Giusto. Sì. Una volta che si è asciugato, si può colorare e poi mettiamo questo bello strino e diventa una bellissima collana per la vostra mamma. Giusto, allora facciamo così. Questo lo tieni te che c'ha il nastrino più corto e questo lo prendo io. Ma Johnny, ma è per la festa della mamma, tu non sei una mamma. Lo so che non sono una mamma, però lo regalo alla mia mamma. Potevi farlo tu e non rubare il mio. Fai niente, tu c'è quello. Comunque Giada, lo lascio qui, poi te lo do dopo. Okay. Abbiamo il Panini Magazine. Sì. Guardate quanto è bello. In Come regalo sempre, ci sono i quattro. Sì, però aspetta, Giada, in regalo dobbiamo assolutamente dire che abbiamo il lanciadardi dei Gormiti. Si inserisce. Bravo, no? Sparo. Non spararmi, bello. Sparo, 3, 2, 1. Ancora mi diverto aspetta, un sacco. No, no, no.
Okay, aspetta, vediamo okay. Un po' che cosa invece c'è dentro al magazine. Giusto, allora lo apriamo. Come ho detto, ci sono sempre i soliti bellissimi poster. Esatto. Da prendere nella cameretta. I fumetti. A me piace. Tante storie inedite. Mi piacciono davvero tanto i fumetti, poi sono davvero gormiticissimi, Sono delle storie bellissime. Ah, beh, abbiamo da colorare, giustamente. Sì, poi ci sono tanti giochi, tanti lavoretti. Guarda un po'. Ci siamo anche noi. Ma chi sono loro? Ah, Gioia e Giada, siamo noi. Ci siamo anche noi. Direttamente con il nostro Gormiti Show, poi abbiamo tanti giochi, dei lavoretti, poster come hai detto tu. Guarda un po', Giada, l'avevo visto anche prima. Che bello! Esatto. Le vostre letterine. Esatto, le letterine. Ah, l'app! A proposito di app, adesso quasi quasi vado a giocare, perché... No, Gianni, abbiamo tantissime cose da fare, non finiamo da giocare con l'app. Ma qua spiega tutti i segreti. Ci giochiamo dopo. Andiamo. Ciao, ciao Matteo! Ciao! Ciao, come stai? Bene. Oh, ma sei contento di essere qui al Gormiti Show con noi? Tantissimo. Oh. Ma e vedo che hai una super collezione lì dietro comunque, ne hai tantissimi. 13 sì, io vedo. Sono 13, dai! Più la Torre Mega. La Torre Mega, e beh, giusto. E tra l'altro vabbè, vedo un Gormita c'è in pratica non conterebbe, sarebbe quello dell'uovo di Pasqua. Di Pasqua, vabbè contiamolo, perché comunque è sempre gormitico. Tra l'altro vedo che hai il titano degli elementi dietro, che sorvegna sì. Sugli altri, come noi, come che noi. Che bello, guarda qua che grande che è. È gigantesco. È più alto di lui. È più alto di me. Giada, l'hai visto? Il codice promo! Tu l'hai visto il codice promo, Matteo? Sì, l'ho visto appena. Sai cosa serve il codice promo? No. Adesso te lo spiega Giada che lei. Allora, con il codice promo si può andare sul sito dell'e-commerce di Giochi Preziosi e inserendolo si possono trovare tantissime promozioni. Esatto, è vero. Quindi mi raccomando, quindi... anche tu poi lo provi a fare, vero Matteo? In che senso? Come funziona? Basta, quando uscirà il codice promo, come questo qua, che adesso è già sfuggito. Esatto, in qualsiasi puntata del Gormiti Show c'è questo codice. Quando vedi il codice devi andare sul sito dell'e-commerce di Giochi Preziosi. Quando lo inserisci ci sono diverse promozioni, quindi ci sono diverse... Promozioni sui giocattoli. Sui giocattoli, sì. Ah. Vabbè, poi lo vedrai andando sul sito. Vabbè, proverai. Conosco tanti, insomma. Esatto. Tutti. Vabbè, importante perfetto. Che l'abbiamo visto insieme. Ma ci vuoi dire qual è il tuo gormita preferito? Cioè, in realtà, prima era l'Omega Lord Voidus, ancora prima... stato normale adesso Eklos. Ah beh, dai, ci stai, è un cattivello. Poi magari Seskel Seskel, sempre i cattivi ti piacciono, sempre i cattivi. E ti sta dalla parte dei cattivi, quindi sì. Sì, col sorrisino proprio sì. 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 Ma quanti anni hai? Che non te l'abbiamo chiesto. 9, li compio il 30 marzo. Ah. Il 30 marzo. Capito. Ok, ci sta. Bene, allora, vuoi dirci l'ultima cosa prima di salutarci? Non so, vuoi salutare qualche amico, farci qualche domanda a noi? No, volevo farvi una domanda, che adesso l'avevo già fatta ma non mi ricordo. Ma il tuo nome, Johnny, è proprio Johnny o qual era? Aspetta. Allora, no, il mio nome è Jonathan, ok? Però sono da quando sono piccolino che mamma, papà o le mie sorelle mi chiamano Johnny... E allora sono cresciuto con questo nome. Quindi è Johnny per tutti. Sono Johnny per tutti. Però senza H, perché sennò si arrabbia. Esatto, senza H. Se mi arrabbio divento... L'Orvoidus. Invece Giada si chiama Giada Dadada. No, non è vero. Giada e basta, mi chiamo. Allora, ma non ti chiami Giada Dadada? No. Poi, un'altra domanda. Su Netflix o su Prime, insomma... Tra quanto esce la terza stagione? Io vedo dei video su YouTube, però sono arrivato fino alla puntata in cui risvegliano il titano degli elementi. Poi vabbè, qualche altro video ho visto.
Allora, quello che noi sappiamo è che è tutto in fase di produzione. Eh sì, penso che usciranno presto, ancora quindi non sappiamo la data. Non sappiamo precisa. La data precisa, però è tutto in fase di evoluzione. Lo sai che al Gormiti Show quale sorprese non finiscono mai. Però arriveranno, certo. Tranquillo che arriveranno. Comunque, grazie per essere stato con noi, sei super, davvero, sì, sei troppo simpatico. Sì, siamo stracontenti di averti conosciuto. Allora, sai cosa facciamo noi per salutarci? Una cosa che possiamo fare solo virtualmente. Ci abbracciamo, quindi apri le braccia. Carino. E stringere forte! Così ci abbracciamo virtualmente, dato che purtroppo non possiamo ancora farlo. Sei davvero super carino, noi ti dobbiamo salutare che dobbiamo proseguire con la puntata. Grazie mille, Matteo. Ti mandiamo un bacione. Ciao. Ci facciamo un ciao. Ciao, ciao, grazie ciao. Per seguirci. Ciao. Ciao Michele! Ciao, come stai? Bene. Ma sei contento di essere qui nel nostro super studio gormitico? Ci vediamo per la prima volta. Oh, ci piace. Ma quanti anni hai, Michele? Cinque. Ma vedo che sei un super fan dei gormiti, perché ne hai tantissimi dietro di te. Ma quanti ne hai? 100. 100? Mamma mia, Giovanni! Tu fai a gara con tanti altri bambini, lo sai, perché ci sono tanti altri bambini che hanno un sacco di gormiti. Ma qual è il tuo preferito? Dici un po'. Carrion, bravissimo. Della tua squadra, Giovanni. Ti faccio il mio inchino. Ma e l'ortitano ti piace almeno un pochino? Quando ero piccolo mi piaceva. Ah, ok, poi sei passato all'Orcarion. Visto, quando era piccolo, già adesso che è cresciuto ha capito che l'Orcarion è più forte. No, sono forti uguali. È normale. Ma che cosa fai con i tuoi gormiti? Inventi delle storie? Sì. O dei combattimenti? Ma prendine uno che ti piace, faccili vedere un po', dai, io vedo che sono tutti là, portaceli qua, facceli vedere. Cioè, non tutti, perché sono troppi. No, beh, qualcuno. Prendi quello che ti piace di più di tutti. Ah, ma quanti ne ha? Mamma mia. Tutti schierati. Ah, è la maglia, con scritto Gormiti. Hai anche la maglia, fai così? Sì, ecco. Ah, che bella, bellissima. Che carina che è, bella. Dai, portaci qua i tuoi gormiti, che li vediamo un po' da vicino. Quelli che ti piacciono di più, uno o due? Deve sceglierli allora, molto attentamente. Sì. Secondo per me prende Carrion. Dici? Chi è che era che l'ho visto un po' sfocato? Nucleor. Eccolo lì, wow. Ah, eccolo, Nucleor. Bello Nucleor, forte Nucleor. E poi un altro? Vediamo. Fa vedere un po'. Lui è... Non si riesce a vedere bene. Diakos? È ultra diacos, sai, dal telefono, comunque dalla telecamera. Non rende bene come dal vivo. Esatto. Ma e i cartoni li guardi invece, dei gormiti? Sì. Ti piacciono? Sì. Anche il Gormiti Show guardi, vero? Sì. Ah, lo sapevo io già, per forza, di guardare il Gormiti Show. Cioè, un bambino che ha tutti quei gormiti non può non vederlo. Dimmi. Il gomita della mamma è Alican. Ah, anche la mamma li guarda. Ah, giusto. Li guardi anche col papà, tutti quanti insieme. Una famiglia gormitica. Ma giocate con come facciamo io e Giada, che prendiamo le bustine. E vi sfidate a vicenda. Sì, eccola. Ah, ce l'hai. Sì, la messa per fidare Giada. Giusto, Giada. Ci sfidiamo. Sfidalo. Aspetta. Dietro che posso trovare io c'è Lord Carrion e Lord Titano Boyut. Vai, prendiamo una bustina al volissimo. Adesso. Tutti i gomiti. Ok, adesso mi arriverà una bustina magicamente. Vai, al volo. Arriverà qua, bustina a noi. Eccola! Visto? Qua ci sono le magie. Vai, via, apriamo. Vai, apri anche tu, Miki. Vai, apri. Mi hanno passato questo.
E... Ok. Vediamo un po', perché noi abbiamo qualche personaggio nuovo. Aspetta, guarda che qua c'è una super anteprima. C'è una super anteprima tutta per te, Miki. Lei ha trovato Alpha Lord Titano. Guarda che bello! Ok. E io ho trovato Lord Titano. Ah! Oh, e che numero hai nella card? Ho il numero 9. Anche noi! Anch'io ho il numero 9. Adesso vediamo se dal piedino... Dimmi un po' tu che numero hai trovato. Il numero 1. Ma sai che ho trovato anch'io il numero 1? Siete pari! Siamo pari! Eh sì, perché grandissimo! 9 più 1, Miki, fa? 10. Siamo pari! Allora, dopo questa battaglia super gormitica, ti dobbiamo salutare perché è stato bellissimo. Sì, è stato molto bello. Sai come facciamo per salutarci noi, Miki? Apriamo le braccia. Bravo. E ci stringiamo forte in un mega abbraccio virtuale. E con questo noi ti dobbiamo fare un grandissimo ciao. Ciao. Ciao Miki, grazie per aver sfidato Giada. Prossima volta battila, mi raccomando. Prossima volta. Ciao. Oh, a noi questo momento piace davvero tantissimo. E partecipare è facilissimo, basta andare sul sito gormitishow.com e seguire tutte le istruzioni. Giusto Giada, ora è arrivato il momento della bacheca gormitica. Ci sono arrivati dei bellissimi disegni. Davvero, anche tanti. Allora, ci scrive Carlo David. Ciao, sono un vostro appassionato fan e ho disegnato i gormiti per voi. Spero che vi piacciono. Grazie, Carlo David. Certo che ci piacciono. Hai fatto un disegno davvero bellissimo. Wow. Hai che bei colori anche. Bravo, 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 bravo. Un disegno super gormitico. Invece Manuel ci ha mandato diversi disegni. Sì. E ci ha scritto questa bellissima dedica. Ciao Gianni e Giada, vi voglio tanto bene. Vi seguo sempre. Ti vogliamo bene anche. Vorrei partecipare al Gormiti Show. I miei personaggi preferiti sono Carrion, Titano, Sol, Eklos, Electrion, Helios e Tritione. Wow! Siete fantastici! Wow, sono tantissimi! Ti piacciono praticamente tutti! Wow, bravo, bravo! Guarda che belli che sono! Sì. Sono uno più bello dell'altro, davvero! Bravissimo e ti vogliamo tanto bene anche noi! E ti aspettiamo qui al Gormiti Show! Ti aspettiamo virtualmente, Giada, virtualmente! Mandate sempre la candidatura a gormitishow.com. Giada, è finita la puntata, Giovanni. Cosa devono fare i nostri amici? Devono continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e soprattutto sul canale di YouTube. E vi dovete assolutamente iscrivere al canale. E condividere il video. E mettere tantissimi like. Un saluto da Giovanni. E Giada, ciao.